Buongiorno, buongiorno, ciao. Di vacanze per Italia o Sì, voglio informarmi Buongiorno, un ragazzi, siamo sul taxi, non ci portiere crediamo ancora. dal derby di Milano. Sì, Pensavamo mi di arrivo voler in dormire, termini. ma alla fine abbiamo fatto bene a fare il Tenemos la dritto cosa qui? Al basso? perché era Aquí en la palma, sì. impossibile, era veramente Andando ahí me golpeo siempre la impossibile. cabina y estoy Cioè, allá. abbiamo Tú como finito con las al palmas esta pelo, tarde, come al noche. solito, Ah, devo al comprare poi pelo. Barcellona. E siamo scesi, per fortuna c'era già il taxi che ci aspettava. E adesso Sì. andiamo in Atletico aeroporto. Milano. E questo Io Nino, dico che come non sta il mio Nino? Non vuole algo così. Già, è Io a vero che non vuole il 5-0 io lo palo tengo, gli do spagnolo? 5-0. Non vuole. Ma la betoniera, la betoniera si muove. Sì, amore, la betoniera, sei stato veramente bravo, lo sai? Me l'ha comprata. Chi è che te l'ha comprata? Ed era dentro un regalo anche. Ah sì? C'era anche un'ambulanza e un escavatore. Mamma mia, tu ti meriti un altro regalo quando arriviamo, lo sai, sei stato veramente Era a bravo. casella non davanti, ma Sì. c'era questo regalo verde con l'ambulanza e l'escavatore e la betoniera. Sei stato Sì, veramente sta bravo, è stato bravissimo. Tra l'altro non ho ancora fatto Napoli, colazione, ho dietro i cereali. Io ho fatto in tempo, sono con i capelli, faccia devastata. È così, No? va bene così. Sta male, Ci riprenderemo. Dai, bacio le trucchine. Dossa dossa in Torino. No, adesso un altro. Questo è il bacio grande. C'è anche Ale, che è Sì, io davanti. stavo parlando ragazze di calcio. Mamma, la tua palestra. Sì, amore, la mia palestra. Ma stiamo andando via dalla tua palestra. Sì, stiamo andando all'aeroporto. Prendiamo due aerei. Due. Sei contento? Vivo ahí en Delta, la carina. Ragazzi, scusate, ma siamo in ritardo porco, ma volevo farvi vedere io in manica corta. Col cappotto, ragazze. È tutto il viaggio che ride, ragazze. Si crepa dal caldo, si Sì. crepa dal caldo. Lui se li ha messi, no, io mi sono rifiutata. Aspetta, dove dobbiamo Sì, andare? andiamo a dare i bagagli, che è Ed meglio. è dove? Vueling, aspetta che guardo il check. Ho avvistato un barba, ragazze. Un barba. Un barba. Io, ragazze, non ce l'ho fatta a metterlo. Cioè, si muore. Più forte di te, tra l'altro c'è il caldo pure stavolta, non abbiamo manco salutato i gatti, gli abbiamo dato No, da mangiare e basta. Tra l'altro qua c'è un nigno meraviglioso. Perdonami, mio nigno. basta le No, si arrabbia. Mi sento bullizzato per il mio cappotto, cioè Siamo stati furbi. siamo stato furbo. Siamo stati furbi almeno, perché almeno evitiamo di farci lo scalo appesantiti. Già siamo stanchi, già abbiamo un animo Sì, stanco. io volo da uno stato d'animo all'altro. In certi momenti mi sento euforico, in certi mi sento un po' depresso, mi sento un po' leopardi. Non so, Io sarei curiosa di conoscere i licheni che Ma che schifo, mi sono fatto la doccia 2 ore fa. Assaggio, amore. Puzzone, andiamo a fare la colazione? Facciamo prima, Sì, c'entriamo. facciamo il controllo. Niente, ragazzi. Che ride. Io voglio bere qualsiasi cosa che contenga caffeina. Qualsiasi cosa. Se mi date la candeggina che ha caffeina, io me la bevo tutta. Va bene. Ale sta morendo. Ale sta morendo. Soy el moribundo. Respaldo de tu asiento en posición vertical y la mesita plegada. Asegúrate de que tus pertenencias se Amore, encuentran situadas correctamente en los compartimentos superiores y debajo del ragazzi, asiento tornando delantero. sulla penultima verità, Recuerda que fumar no oggi vi está parlerò delle permitido, ya persone sean senza cigarrillos cervello che non tradizionales dormono. o electrónicos. Os Allora, recordamos come que podéis saprai, utilizar ci vuestros sono delle dispositivos persone che non devono electrónicos andare sia in modo avión o Amore, sin conectividad. si sente Si tu niente. dispositivo no Si dispone sente de un modo fruscio avión, di deberá sfondo. permanecer desconectado. Si tienes alguna pregunta Per chi relacionada vuole con el uso de dormire? tus dispositivos, Guarda no come dudes en guarda. contactar a un miembro de la tripulación.
Muchas gracias por elegirnos. We are now preparing for takeoff. Please fasten your seatbelt, ensure your seat is in the fully upright position, comunque, ragazzi, and the tray table is stowed. È nuovo di panca e prima dicevamo che nel caso non fosse stato rodato Ale l'ha detto perché se cade, vabbè, siamo in tre, però i gatti è la nostra preoccupazione. Ricky se vedrà Paolini non lo vedrà mai nessuno. Ah, è vero. Se avete domande sulla politica e l'uso di questi dispositivi, please ask our captain. Non ho il tempo neanche di se montarlo. Se riesci a montarlo e caricarlo c'è qualcosa che non va nella casa. Magari sopravvivo. Ale dorme, ragazzi, ma volevo farvi vedere la meraviglia del cielo. È stupendo. Guardate il tramonto. Cioè il tramonto. L'alba, ragazzi, l'alba, no? Il tramonto. Me lo sogno il tramonto. Ma guardate che bello, è stupendo. C'è un po' di vento, infatti traballa un pochino. Cioè, traballato, adesso è calmo, però è bellissimo. Prima abbiamo passato tutte le nuvole, tutta quella parte lì, che è stupenda, veramente meraviglioso. Io lo adoro, tra l'altro Ricky, ho visto che anche a lui piace vedere proprio il momento del decollo, stupendo. Piccolo. Riccardo, sai che sei fastidioso oggi? No. Stavamo dicendo che se ci fossero i mondiali di fastidio arriverebbe almeno ai quarti di finale. Sì, sì, proprio un bambino regalo, fastidioso. Perderebbe con un bambino francese. Un regalo. Sì, poi c'è sta cosa che... cioè, non capisci che fai male con quelle mani. Ma poi grida. Grida, sì, un bifolco. Un bifolco. Un bifolco, ho cresciuto un bifolco. Riccardo, Riccardo, mi stai facendo male. Lo sai? Ho preso un pelo di te. Tra l'altro oggi un pelo. No, specifichiamo che è una frangia, non un mio pelo. Ho preso da un pelo. Voglio dire. Sarebbe grave. No, amore, me lo rompi. Riccardo, me lo rompi. Lo sai che se me lo rompi rimani qua. Ma tra l'altro sto dicendo Riccardo, maestro d'eleganza oggi, Ricky, con Riccardo, questi camioncini. Questa... Riccardo, se mi rompi la borsa, prendi il bus come volevi. Si voleva da Barcellona. In autobus. Lo vuoi prendere il bus? Sì, 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 sì. Ricky, mi rompi la borsa se tiri. Va bene. È pieno. Pieno. Laureata pagata. Qua, qua. Cioè non si adatta? Non si adatta, c'ho il sole in fronte, così. Non si stiamo spreparando. Avevamo il terrore che saltasse l'aereo, che lo cancellassero. Alcuni erano cancellati, vero? Sì, qualcuno. Amsterdam. Amsterdam, sì. Londra fa parte dei paesi del nord. Scusami, in Vikings dove sono i primi posti in quell'anno, i vichinghi? La citazione di Vikings, non è che fosse una citazione di Vikings. Noiosissimo, ragazzi, veramente noioso. Adesso io adesso mi preparo a mangiare, ho la mia schiscetta dentro al mio porta schiscetta che avevo fatto vedere, che ho comprato da Lido. Ragazze, non è fastidiosa di più, praticamente. Ma io sono fastidiosa. Praticamente 5 minuti prima eri danciare, tipo che anche cade una monetina e si butta per terra dalle risate. 5 minuti dopo fai la gag più divertente del mondo e ti guarda così. Galleca! Questa faccia proprio, fai vedere la faccia. La mia faccia. Sì. È la faccia di una che non dorme tipo da 8 giorni. Sì. Io sembro veramente maltese. Siamo arrivati però, ragazzi. No, però è un dramma, ragazzi, perché adesso ho un appuntamento di lavoro. Adesso un evento. E confidavo in questi per ridarmi un po' di piallamento, ma sono andati a male. Perché? Sì, vedi che sono hanno i grumoli. Sì, perché ce li avevo in borsa e adesso mi devo truccare, quindi questi. Metti la faccia nella neve.
ti rigenera tutto. Questo brufolo, cioè, lo faccio distrutto. Adesso mi devo mettere chili di correttore, chili e chili di correttore. E mettili anche a me. Sì. Tu mi vai a lavare la spugnetta? Lavami. Ma questa no, non la conosco. Sì, tra l'altro c'ho anche dei peli di gatto. Ragazzi, vi faccio vedere una cosa stupenda. I quadri. Questi sono i quadri del papà di Ale. Stupendi. Capite perché io non voglio comprare quadri scrausi. Che sono stupendi. Quello era quello che avevamo a casa nostra. Adesso dobbiamo trovare solo il modo di spedirlo, perché non l'avevamo spedito, sì, non avendo ancora la casa quando, sì, ci siamo trasferiti. Sì, in verità non sappiamo ancora se conviene spedirlo, cioè se rimaniamo lì o non rimaniamo lì, cioè non... Però metterlo sul container 2 mesi anche no, sì, sinceramente. E poi di là ce n'è un altro bellissimo, poi ce ne sono una marea, il laboratorio, ce ne sono tipo più di centinaia, stupendi. E questo è il motivo per cui io non voglio prendere altri quadri a casa, perché un giorno che avrà veramente casa nostra, voglio i quadri di Roby, voglio altri quadri. Ragazze, mi sistemo per... Vado a lavare questa... la spugnetta. Sì, vai a lavare queste, anche questo del correttore che mi servirà moltissimo. E mi... Ma è la figlia, tipo? Sì, è la figlietta. Ah, sì, sì, mamma, sì, è figlia. Uh-huh. E un caffè, per favore. E poi? Inizio a restaurarmi. E poi voglio un bacino io, allora. No, mi voglio un bacino, arrabbiare. Voglio un bacino, bacino. Perché ti ho fatto arrabbiare? No. Voglio un bacino, bacino, no, bacino. Allora non pulisco niente. Ragazzi, questo è il massimo che sono riuscita a fare. Beh, non è poco. È il massimo, io sono veramente. Così, ho litri di litri strati di correttore. Strati di correttore. Adesso esco alla magia, mezza magia, però adesso appena è sveglio. Ho tipo un sacco di caffeina dentro il mio corpo. Beh, sì, tra caffè, coca e quant'altro. Sì, però abbiamo fatto uno spuntino, ragazzi, ho mangiato un crudo. Spuntino. Sì, spuntino. Mezza cena, praticamente. Un crudo buonissimo e del grana superlativo, l'abbiamo finito praticamente. Sì, sì. Ma fa sempre delle cure. Sì, sì. Abbiamo, diciamo, preso. Abbiamo mangiato tutto e adesso io vado a prendere il tram, vado in direzione Morignano. C'è anche sta il tram. Ah sì, vado. E c'è il ricordarsi il seggiolino. Il seggiolino lì. Queste sono domande esistenziali, sì, con la voce di mio papà. Sì. Niente, vado. Ciao, madre. Qualcuno è un pochino in ritardo. Eccola! 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 Sempre in ritardo! Qualcuno è un po' in ritardo! Mica, ragazzi, non riproverarla, perché per una volta io ero in orario. Era in orario. Cosa mi dico? Cosa dico? Faccio e quella che per mi una diceva, volta... mi diceva, ma... cioè, no, però sei stata brava, le ho detto, no, se vuoi vai! Sì, sì, è vero, però per una volta proprio una, veramente, che ero in orario. Ma è strano, vero? Ma c'è la neve, ma c'è la... Non hai tacchi, è strano, che c'è? Mamma, c'è un po' di fetta? Sì, in realtà potrei essere io la mamma, però, ma che belli, guardali! Oh, che belli! Si erano dei cani stupendi. Mi sembra, ragazze, mi sento un po' l'omino delle nevi. Comunque anch'io stavo vloggando. Niente, ragazzi, scusate. Scusate, la prossima parte del vlog la trovate da lei. Continuiamo da lei, ciao. È alcolizzata. Lei arriva agli eventi e si alcolizza. Cioè, che poi dai vlog di Vittoria sembra che io mangi solo schifezze. Perché ogni volta che sono in un vlog di Vittoria sto mangiando. Io male. Ah, però anch'io per cucina questa roba. Posso prenderne anch'io? Grazie. No, tu non bere, a fare quella che beve. Io bevo solo, no, in verità è vodka, ragazze. È vodka. È vodka, ma adesso ne approfitto e vi faccio vedere una cosa. Io posso andare a fare un giro? Sì, veramente. Vado, vi faccio vedere una figata, ragazzi. Aspettate, prima bevo e vi faccio vedere tutta questa location che è meravigliosa. Ma io non vi ho detto perché sono qui. È l'evento di Flormar che ha lanciato nuovi prodotti, bellissimi, ma li ha lanciati anche proprio creando degli eventi con degli artisti. E ogni artista ha creato proprio delle opere d'arte con i prodotti lanciati. Adesso vi faccio vedere perché, ragazzi, io ho deciso quando tornerò a casa di riprodurre una di queste opere. Chi è che conosce?
conosce la mia vena artistica saprà che cosa uscirà fuori, ecco. Allora, iniziamo che vi faccio vedere un pochino di cosine interessanti. Guardate qua, poi c'è il tavolo da biliardo e sopra ci sono tutti i nuovi prodotti per il viso. Intanto stanno leggendo il vincitore. Qui ci sono le ciprie e hanno la particolarità che si possono utilizzare bagnate e fungono anche da correttore, queste qua. Si vedono poco, adesso sì, adesso si vede meglio. E poi ci sono i nuovi correttori, sia in pot, liquidi e stick, le ciprie. E poi questi prodotti, guardate c'è un casino ragazze, questi prodotti sono stati utilizzati per fare quest'opera d'arte. Questa opera d'arte qui, e sono proprio stati utilizzati i prodotti, cioè vedete, cioè, sembra proprio l'angolo dell'artista, ma è proprio l'angolo dell'artista. Tanto stanno eleggendo il vincitore, ragazze. Io ho votato, vi dico perché ho votato, ve lo dico subito. Aspettate, 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 aspettate. Qui abbiamo nuovi prodotti. Io ragazzo ho votato per questo artista perché mi ha rapito subito. Questo qua, guardate che bellissimo quadro ha realizzato con tutti i baci. Ma questo l'ha realizzato a mano, non sono baci veri. E io quando torno a Las Palmas vi giuro che lo voglio fare. Lo voglio fare con Ricky. È bellissimo. Cioè guardate che bello. Stupendo, proprio bello. E ovviamente ha utilizzato tutti i prodotti proprio labbra di Flormar, tra cui anche i nuovi prodotti labbra che hanno lanciato, che sono... Questi sono i burro labbra, tipo gli Eos, che sono profumati, e questi invece sono i matitoni e le matite labbra. I matitoni sono morbidissimi, veramente morbidi. E poi arriviamo all'altra opera d'arte, anche questa molto molto bella, veramente molto bella. E questa la ragazza l'ha fatta interamente con gli smalti, cioè lei ha utilizzato solo gli smalti per farla. Cioè guardate quanta bravura, come sentirsi una nullità, come sentirsi senza talenti. Cioè veramente brava, bravissima. E invece qui abbiamo poi tutte le novità di Flormar, dai solventi, i nuovi colori di smalto. Si vede poco perché le luci non sono fantastiche. Cioè la location è molto bella ma le luci non sono bellissime. E qui poi c'è il video di Flormar. Ragazzi, abbiamo appena finito di fare delle foto bellissime. Stupende ragazze. Stupende. Vi lascerà sotto linkate. Mette un link. Non me ne farò mai vedere. I cimeli nascosti. Orribili. Stupende proprio. Mi ha mandato proprio adito a tutta la nostra. Ho tolto anche il cappello. Ho tutti i capelli piattissimi, appiccicati. Infatti mai togliere il cappello quando porti il cappello per diverse ore. E noi stiamo andando perché praticamente stanno levando via tutte le tende. Adesso andiamo anche noi. Aspetto di salutare la mia amichetta e poi leviamo le tende. Pensavamo di farci un giretto in centro, però lo rimandiamo a domani. Ciao Isa! Buon rientro! La prossima in barca? Ok. Sarà caldo, ci sarà l'estate. Stavo dicendo, cosa stavo dicendo? Pensavamo di fare un giretto, ma lo rimandiamo a domani. Sì, per tante cose brutte, sti vanetti da elfo, quelle cose che proprio quando vi facciamo il video haul. Sì. Tutto ci dice, ci dite, mio Dio che orrore, a noi piacciono tanto, abbiamo questo gusto dell'orbito. Sì. Sì. Peschiamo quei pezzi che non vuole più nessuno, no, a 10 euro, un pezzo forte. È stravolta. Poi perché sei stravolta? Che è? Che è? Cioè, stravolta. Chiara, io ho sete ancora. Sì, andiamo a bere l'acqua. No, scusa, Chiara. Champagne. Assieme allo... Cioè, praticamente stanno smantellando. Ce ne stiamo andando anche noi. Partendo fuori. Ciao. E non nevica però. Sì, non nevica. Però ragazzi adesso inizierà il gelo. Adesso sì, inizierà il gelo perché siamo stati... Che non ci sia, perché siamo calde, 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 sì, calde. Sì, sì. Siamo state molto intelligenti perché non abbiamo avuto il coraggio di spogliarci. No. Neanche la voglia. Siamo state pigre. No, ho fatto l'atto di coraggio, ho tolto il cappellino. No, io non ce l'ho fatta. Cioè, l'ho tolto solo per fare la foto. Molto zarina, sì. E quindi è bello tenere il cappellino così un po' da Lady Godiva. E sera vado a correre, è un po' bruttissimo. Vai a correre?
Sì, sai quando ti metti il cappellino di lana per correre? Cioè la forma è quella, sì, sì, che sì, o per, di quelli... o per rubare negli appartamenti. Ho scritto pinco per abbellirlo, però sempre. Sempre a rubare, esatto. Vai. Niente, noi adesso ce ne andiamo a casa. Sì, penso che ce ne andremo a casa. Ciao, buon rientro. Ciao, ciao. E sì, mi sa forse ci beviamo l'ultimo caffè. Questa è drugata, ragazzi. Che bene, non sai se vuoi. Nelle mie vene non scorre sangue, scorre ma caffè. Te lo offro a casa mia il caffè. Ma poi mi riporti a casa. Dai. Oddio, devo... no, sai che forse mi sa che abbiamo, non conviene, no, non perché potrei. Devo spostare la macchina, devo levargli la neve. Posso neanche, non posso neanche perché mi aspettano a cena. Ah, ok. Non posso, okay. Devo andare a cena. Ok. Ci siamo fatte un giretto velocissimo da Zara, ma è tardi, io devo andare tornare subito a casa, che mi stanno aspettando per cena. Vado a prendere il tram qua in Piazza Fontana. Ho fame, ho già fame. Fa un freddo porco, ma neanche così tanto. E poi vi faccio vedere cosa mi hanno lasciato all'evento di Flormer. Un sacco di cosine nuove. Poi ve le faccio vedere tutte appena. Dai che c'è il mio tram, dai che c'è il mio tram. La mia sfattanza, ragazze, sta raggiungendo limiti, proprio nuovi limiti. Ho appena mangiato e ho lasciato i piatti in cucina da fare sparicchiare, perché adesso vi faccio vedere cosa mi hanno dato all'evento di Flormer. Non ho la voce perché Ricky è andato a dormire, perché apro, anche perché Ricky mi ha fatto una testa tanta perché voleva il sacchetto, continuava a dire mamma tira via le cose dal sacchetto, ma è pieno di roba, ragazzi. Allora, prima cosa, il bronzer, una sleppa di bronzer. Io questo qua non l'ho visto in particolare e spero che non sia di quelli giga pieni di brillantini, perché se no li utilizzo come blush, non li utilizzo come bronzer. Aspettate, ce la faccio, tanto lo smalto è tutto sbeccatissimo. Amorino, ah, io sai che vorrei un caffè. Deca. Sì che c'è. Sì, l'ho bevuto io l'altra volta, c'è Deca. No, è finito. Ai, com'è bello soffice. Bello, ragazze. La luce sfalsa, però è sofficissimo. E non ci sono glitterini. Bene. Ah, grazie. Come sei gentile. Poi, smaltino. Questo è un chiaro segnale che devo rifarmi la manicure, domani me la faccio. Però oggi, cioè, era sbeccatino, iniziava a sbeccarsi e volevo rifarmelo, ho provato a rifarmelo in aereo, ma la hostess mi ha ripreso. Ho ripassato queste due dita. Ah sì, è andata proprio a dire. E poi mi ha ripreso la hostess. Poi il nail care, questo qui, il trattamento sempre per le unghie. Questo qua è base coat e top coat. Questo, pensa che stanotte che lo cerchi, questo tipo cercava una roba del genere da portarmi dietro, che facesse sia da base coat e top coat. Non perché no, poi l'ho trovato un altro, perché il mio di Opi l'avevo lasciato a casa di mia mamma. E poi, ah, questo è un lip crayon, uno di quelli che vi ho fatto vedere, super pigmentati. Vediamo, ah no, non è il colore che mi piaceva a me. È un color corallo questo qui, è un color corallo, però ce n'era uno più sul Marsala, bellissimo. Poi, ah, questi sono tipo gli EOS, questi qua, i Care for Lips Watermelon, questo qua milkshake. Poi due smalti, questo qui della linea nuova, questa è la linea nuova di Flormer, mentre questo qui è della linea che avevamo presentato a settembre, colore capri. Questo qui Sunny Coral, bello questo qui, è molto vivido. Poi, correttore. Questo è uno dei nuovi correttori, questo qua è quello liquido ed è quello, mi spiegava la ragazza, che va a sgonfiare queste, i puffiness. Vedete, quando sono stanca io, mi si crea proprio questa riga qua,
parte il brufolazzo, che secondo me è sotto palle, quindi secondo me devo andare ad agire con... con... e a punzonarlo. Poi, aspettate che ho qua tutte le altre cose. Qui, matita labbra nuova, sto utilizzando, ce l'ho a casa, dall'evento di settembre mi hanno mandato anche delle matite occhi, che funziona da Dio, benissimo, blu, e anche la matita labbra rossa, ottima, però questa è la nuova linea, è automatica, se non mi sbaglio, sì, è automatica, così nude, aspetta. Ho una passione per le matite nude. Questo è invece il mascara che mi spiegava la ragazza, super 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 venduto in tutti i 131 paesi dove esiste Flormar. Questo è il più venduto ed è il Precious Curl. Ragazzi, io vi farei vedere il lo scopo, no, ve lo faccio vedere, sì, dai. Gigante, gigantissimo. Cioè, guardate, è gigantissimo. Tra l'altro oggi invece ho provato un nuovo mascara di Wycon, stupendo, cioè guardate che effetto che mi ha fatto, mi piace tantissimo, stupendo, mi piace tantissimo. Questa invece è la nuova palette con la nuova combinazione di colori e è strano fare una haul così. Così, una haul, sì, diciamo. Così verace, on the go. Questa invece è la, sto dicendo, la nuova combinazione di colori che... non mi dispiace, vi spiego perché, è tutta sulla gradazione dei blu. Io i blu li ho sempre utilizzati tantissimo, quando ero più giovane, quando ero più piccola, e poi però negli ultimi anni colori caldi, però adesso che sono nera, mortisia, i colori freddi hanno un certo appeal, quindi aspettate che la sto aprendo. E vedete, a parte questo bianchino perlatino che non è che mi è, però questo blu è molto bello. Poi questo è un eyebrow designer e spero sia anche nella mia colorazione, medium, non molto, ma perché secondo me devo trovare qualcosa di nero, però non vorrei che poi appesantisca troppo lo sguardo, quindi è un doppio lato della medaglia, sì, secondo me è un po' troppo chiaretto per me, vedete, un po' troppo chiaro così, cioè dovrei rischiarirmi, piacciono scuri ragazze. E poi ultima cosa, che cos'è questo? Ah, è il mascara fissativo trasparente, questo qui. Fissativo, non so, ragazze, vi ho fatto vedere tutto, è vuota. Sì, non c'è più nada, niente, potevo anche non portarmi dietro il mio kit di trucchi, anzi fatemi ragazze sapere se volete vedere il mio consueto video del beauty che mi porto a Milano. Tra l'altro ho portato un sacco di cose diverse, mi piace sempre portare cose diverse, c'è Ale che sta bloccando. Io no. Sì sì, e niente ragazze, io adesso mi vado a struccare, mi cambio e vado a dormire. No, usciamo. Andiamo ragazzi. La vita loca. Facciamo il tavolo dove? Al Jazz Cavalli. Tutta la notte, amore. Alza le mani. Al cielo. E prendi una stella. Pazzi ragazzi. Niente ragazzi. Buonanotte. Good night. And...